Ricci, sono alla guida della Jeep Compass 4 XE che ho ritirato qualche giorno fa. Adesso la stiamo guidando in versione elettrica, full electric, ed è molto silenziosa, molto comoda da guidare. Le prime impressioni sono molto positive, ha tanta elettronica da studiare. Compra la 4XE o 4PR che si dica, vuole principalmente averla perché ha la possibilità di guidarla sia in full electric, soprattutto nelle città, oppure in hybrid, dove è la macchina che gestisce autonomamente il motore elettrico e il motore termico. Io la sto provando soprattutto in elettrico, la macchina è silenziosissima e fa su strade di montagna tra andata e ritorno fa circa 40 km in elettrico. Macchina in versione hybrid decide autonomamente se usare il motore termico o il motore elettrico. Non ho ancora verificato bene come sono messi i consumi. Probabilmente non sono i 2 litri 100 km che dice la casa, a meno che non siano considerati solo con la funzione benzina, perciò mette dentro l'elettrico, il consumo elettrico, come se fosse gratis, quando in effetti non è gratis. Indicativamente direi che la macchina, per i chilometri che ho fatto io, che per adesso sono solo meno di 300, facendo dislivelli da 500 metri a scendere e 500 metri a salire per ritornare a casa, potrebbe fare circa 20 km con un litro, però è da verificare su percorrenze molto più elevate. Queste sono solo alcune delle mie prime impressioni guidando la macchina da poco. Adesso mi riservo di essere più preciso con un prossimo video, magari facendo vedere tutto più nei dettagli, parlando anche meglio dei chilometraggi. Per adesso l'ho provata poco, l'ho provata anche sulla neve in salita e devo dire che senza tirare, senza neanche mettere il 4x4 o senza mettere la versione ibrida, ma andando solo su con l'elettrico trazione posteriore con gomme 4 stagioni, si comporta bene anche sulle strade innevate in salita senza accelerare troppo, ha una buona progressione, scarica bene la potenza a terra senza scivolare. Quando scivola è perché faccio lo stupido accelerando di botto. Ecco, adesso dopo 51,6 km ho esaurito la batteria del motore elettrico, però li ho fatti molti in discesa. Quando si esaurisce la batteria del termico, che la batteria arriva a 2%, entra in funzione il termico che fa andare le ruote anteriori e contemporaneamente aiuta a ricaricare ancora la batteria per la trazione posteriore, in modo che quando servisse la trazione 4x4 la sale posteriore funziona in contemporanea con la sale anteriore e si continua a avere la trazione 4x4. Tipo adesso sta andando sia in termico che in elettrico, sia in consumo elettrico che in ricarica elettrica. Poi in versione sport la macchina diventa abbastanza cattiva. Adesso che ho esaurito la batteria voglio provare la versione sport sui tornanti in salita, che è molto reattiva. Ecco che arriva sul tornante. In sport è una bomba. Un attimo in salita sono a 75 all'ora. Ho provato la macchina in modalità sport sui tornanti in salita ed è veramente una bomba. In un attimo prende velocità, sui tornanti schiacciando a fondo l'acceleratore tende a slittare sulle ruote di dietro, anche perché in modalità sport disinserisce tutti i controlli di trazione. Adesso l'ho rimessa in modalità ibrido e la macchina diventa molto rilassante, facile da guidare col volante reattivo e nessun problema. Queste erano le mie prime impressioni, adesso
preparerò un prossimo video con maggiori dettagli sulle singole peculiarità della vettura e vi saluto alla prossima. Ciao!